Mobilificio Arte Arredi, quando il mobile diventa arte. Signora Vento, lei ha abitato per tanti anni in queste case popolari, ha 85 anni e spera naturalmente di tornare a tenda da tanto tempo. Sì, logico, spero io così quando muoro nella mia casa e spero tanto che mi danno queste case. Suo marito era vivo quando siete usciti, però adesso è venuto a mancare. Mio marito era vivo, è uscito dall'ospedale, lo portiamo con l'ambulanza dove abito adesso, via Giliberto 41. E lo portiamo con l'ambulanza da capo. Dopo un anno e mezzo mio marito se n'è andato e sono sola. Lei ha seguito tutte le vicende qui, che idea si è fatta di questa situazione? Ma che devo fare? Perché se tu vuoi che comando sinuco, io sono qua, ascolto, e sono una povera persona che ascolto e non faccio niente quello come dispone il sindaco e le case popolari, non so niente io. Consigliere Caternicchia, se ne parla ormai da tanto tempo, ma qual è la vera ragione per la quale non si è trovata ancora la soluzione? Questo vorremmo saperlo dal sindaco, perché 6 mesi fa abbiamo fatto un consiglio comunale dove abbiamo chiaramente esposto quali erano le problematiche, come risolverle. Abbiamo fortunatamente il sindaco del tempo, l'onorevole Pace, assieme al prefetto, al presidente della regione Pro Tempore, hanno predisposto tutte le carte, tutti i documenti per permettere alle 60 famiglie che sono uscite di rientrare nelle proprie case. Noi non chiediamo niente di più, 60 famiglie sono entrate e 60 famiglie devono ritornare ad abitare. Questo è un ritornello ormai che sono stufo di ripetere, lo siamo tutti i consiglieri che abbiamo proposto questa mattina questo sit-in, perché vogliamo che queste famiglie, lei come ha visto prima, l'età media di molte signore è sopra i 70 anni, dopo 80 anni, molti hanno perso i mariti, le mogli, stanno rimanendo soli ed è giusto che la casa che è il loro punto di riferimento ritorni ad essere abitata. Signora, lei per quanti anni ha abitato in questa casa popolare? 40 anni, ho pagato per 40 anni e quindi ho diritto voglio a mia casa. Consigliere Inglese, quali sono le difficoltà tecniche a suo parere e che secondo voi naturalmente si possono superare? In realtà non ci sono difficoltà tecniche perché quello che dice il sindaco, problemi nella cabina, gli allacci o comunque anche il fatto dell'assegnazione. No, faccio un esempio semplice, è stata fatta la determina che stabilisce chi è nominata la commissione, la determina dice che poi verranno date le direttive, sono passate dal 13 gennaio ad oggi e ancora le direttive non sono state date, quindi neanche l'assegnazione si può fare, neanche la commissione si può riunire. Come vede si sta perdendo tempo per stupidaggini, lei pensi che si è perso meno tempo per avere il finanziamento per costruire queste case, che non per assegnarle.